Oggi è il primo giorno, quindi gli scultori sono in cantiere. La prima operazione che dovremmo fare è salire sulla cima della piramide e cominciare a togliere i primi casseri, quindi cominceremo da quelli più piccoli, verranno disarmati, quindi queste tavole di legno verranno tolte e resterà il blocco di sabbia pronto per la scolpitura. E da questo punto in poi, per le prossime 2 settimane, gli scultori progressivamente scenderanno verso terra per ultimare le loro 3 opere. Lavorare con sabbia può essere difficile, per altro lato sabbia è molto flessibile e se facciamo un errore si può lavorare un'altra volta. Sabbia è molto, molto veloce, un materiale veloce, al contrario di una pietra, per esempio. Potremmo fare una pezza di 15 metri in 2 settimane. Sembra impossibile che con la sabbia si possano fare delle sculture, tra virgolette, marmoree. Ecco, non ci sono additivi, non aggiungiamo nulla se non la sabbia che deve essere particolarmente adatta per queste sculture, che in questo caso è sabbia dolomitica, che c'è sulla spiaggia a Jesolo, e acqua. Il segreto sta nella compattazione meccanica, cioè questa sabbia e acqua vengono fortemente compattate all'interno di cassoni in legno con dei compattatori meccanici. Alla fine di questa operazione, una volta smantellato il legno, si ottiene un blocco solido e compatto pronto per la scolpitura.